La cura modica non sortisce effetti ed ora per l'Aquila si complica maledettamente la strada che porta alla salvezza diretta. Complice un avvio di partita shock, l'11 rossoblu si fa superare a domicilio da un Siena giunto nel capoluogo abruzzese senza alcuna velleità di classifica. Fanno già discutere le scelte del tecnico di Mazara del Vallo, che nelle prime dichiarazioni non sembrava intenzionato a sconvolgere la struttura di squadra. Ed invece nell'11 di partenza, del quale non fanno parte gli infortunati Maccarrone, Pesoli e Milicevic, Sanni e Piva sono i centrali di difesa. Cosentini per la prima volta in stagione gioca in mediana, affiancato da Boulevard e Manuel Mancini. Triarico nel tridente con San Domenico e De Sousa. Il tutto nel 4-3-3 marchio di fabbrica di Modica. Ma dopo un destro dal limite di San Domenico, l'avvio di gara è da incubo. 7 minuti e il lancio di Burrei fa saltare la difesa aquilana. Scotti è in ritardo su Yamga e Zanonato di Vicenza decreta la massima punizione, ammonendo Scotti. Dagli 11 metri Burrei fa centro, benché l'estremo di casa scelga l'angolo giusto. Il pomeriggio di Scotti e dell'Aquila è reso ancora più amaro al 14esimo, quando Pellegrini effettua un cross all'apparenza senza pretese, ma la traiettoria beffarda finisce la sua corsa in fondo al sacco. 0-2 e partita segnata. Anche perché l'Aquila a metà tempo si ridesta ma non riesce a dimezzare subito il distacco. Piva trova in profondità De Sousa, buona la sua girata ma la risposta di Montipò è all'altezza della situazione. Più agevole l'intervento del portiere senese poco più tardi sul tiro centrale di San Domenico, ma la palla gol colossale viene divorata prima della mezz'ora da Triarico, che mandato in campo aperto da De Sousa arriva a tu per tu con Montipò, che ipnotizza l'esterno aquilano con un balzo felino, protegge così il doppio vantaggio. Esaurita la spinta, l'Aquila rischia ancora. Scotti ancora non è perfetto su Burrai e viene poi graziato da Rozzi, poi la sassata di La Vista sorvola di poco la traversa. Al rientro dagli spogliatoi Modica opta per un doppio cambio di Mercurio e Perna al posto di Chirieletti e Cosentini, ma è ancora il Siena a sfiorare il tris. Cross di Opiela e la correzione di Rozzi non è efficace. Al 73esimo l'azione che ridà speranze ai padroni di casa, Opiela intercetta con un braccio il cross di Triarico, secondo rigore di giornata e seconda trasformazione questa volta di Sasà San Domenico, gol numero 13 per lui. Nel finale gli attacchi dell'Aquila sono sterili e confusi, tanto nervosismo e nulla più. Così la sconfitta si materializza e fa malissimo. L'avventura di Modica inizia con una salita che si fa sempre più ripida e con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite quello che viene fuori è il ritratto di una squadra a pezzi. Mister Modica, partiamo intanto dalle scelte, un po' a sorpresa Cosentini, lì playmaker sostituito al 46esimo e De Sousa al posto di Perna, anche se noi pensavamo che giocasse Perna per fare gioco spalle alla porta. Ma io ho valutato durante la settimana, ci sono state delle situazioni che mi hanno indotto a fare questo tipo di scelta, questa formazione, perché avevamo defezione in fase difensiva, lui essendo stato per lungo tratto un mediano davanti alla difesa. Pensavo me lo potesse fare bene, fino a quando ha retto me l'ha fatto discretamente. Per quanto riguarda l'attaccante, ho messo De Sousa perché veniva da una prestazione ottima fatta a Prato, aveva fatto pure gol e credevo, secondo me anche con convinzione di causa, che avendo fatto gol a Prato potesse essere libero mentalmente di esprimere quello che io in quel momento gli chiedevo, e l'ha fatto con grande responsabilità. Ecco, più in generale sono 5 punti adesso la salvezza diretta, un po' di scoramento soprattutto in campo, un giudizio complessivo dopo questa partita cestinata probabilmente come una delle possibilità per arrivare senza play-out, lei cosa pensa? Penso che abbiamo buttato una grande occasione, purtroppo l'1-2 ci ha tagliato le gambe, abbiamo avuto poca veemenza, poca reazione nel volere poi fare la partita per poterla riaggiustare. Non è stata una grande partita, quello è fuori discussione, però hanno fatto quello che potevano in questo momento. Sono entrati in campo nel secondo tempo dando tutto quello che era nelle loro possibilità, sotto questo profilo non posso rimproverare nulla, tanto che Piva ha terminato la partita con i crampi e lo stesso Ligorio, quindi vuol dire che qualche problema lo abbiamo. E ribadisco, mi dispiace perché c'erano tutti i presupposti per poter fare una partita buona e per poter quantomeno portare a casa un risultato positivo. Così non è stato, andiamo avanti alla ricerca di una vittoria in trasferta e vediamo poi fino a dove possiamo arrivare, fino a quando la matematica non ci condanna.